Buon pomeriggio a voi. Ebbene sì, Michele Santoro è tornato in auge. Sta girando un po' le varie trasmissioni televisive. Ieri sera era alla trasmissione condotta da Floris su La 7. E c'è stato almeno per me, un Michele Santoro assai sorprendente rispetto a quello che conoscevamo. La cosa che maggiormente ha avuto modo di sollevare Michele Santoro è il fatto che in questo momento non siamo più in una democrazia perché non viene dato spazio alle minoranze, passa solo un messaggio e questo su diversi fronti. Ieri sera soprattutto il confronto con i giornalisti che erano in studio, c'era Sorgi, c'era Sallusti e appunto lo stesso Floris. Era a riguardo ad esempio dei vaccini. E Michele Santoro ha avuto modo di tirare in ballo Luc Montagnier, che voi sapete, per quanto mi riguarda, rappresenta il vero riferimento a proposito di quello che è successo in questi 14 mesi, cioè la pandemia, virus, vaccini. Io seguo assolutamente Luc Montagnier, lo seguo perché è la sua storia che ci dice che siamo di fronte ad un uomo, uno scienziato credibile e soprattutto perché gli elementi che lui ha avuto modo di portarci in queste settimane, in questi mesi, sono assolutamente condivisibili e così anche sui vaccini. Ricordo che l'obiezione di Luc Montagnier non è contro i vaccini perché non potrebbe essere così per quanto riguarda uno scienziato come Luc Montagnier, ma semplicemente sul fatto che, essendo stati ridotti incredibilmente i tempi, quando sappiamo che per esperienza che ci vogliono 3-4 anni nella migliore ipotesi per portare a commercializzare un vaccino, il fatto che invece sia stato fatto in 9 mesi vuol dire, in buona sostanza, che noi esseri umani stiamo facendo da cavie, come ormai tra l'altro anche qualcuno del mainstream sta sottolineando, perché la stessa Palombelli che conduce tutte le sere una trasmissione su Rete4, qualche settimana fa ha avuto modo di esclamare a un certo punto: ma qui mi sa che ci stanno facendo fare da cavie, ma va, l'ha scoperto anche lei, come qualcun altro. Ma ieri Santoro sottolineava soprattutto il fatto che anche queste posizioni di Luc Montagnier, che in questo momento, quando gli viene chiesto se lui è disponibile a vaccinarsi, risponde no e ci spiega le ragioni, ci spiega anche il fatto dei pericoli che potremmo correre a lungo andare per quanto riguarda vaccini non sufficientemente testati. E quindi Michele Santoro sottolineava il fatto che sarebbe giusto, democratico, lasciare anche a Luc Montagnier e lasciare spazio a coloro che rappresentano, magari in questo momento, una parte minoritaria, perché questa è la democrazia. Peccato che in passato, insomma, lui abbia avuto atteggiamenti un po' differenti, ma questa è un'altra storia. Sta di fatto che ieri però ha sollevato un problema condivisibile. E qui apro una piccola parentesi, no? Quando qualcuno mi dice: ma io non capisco bene, tu continui a cambiare. Io non cambio assolutamente. Io ribadisco ancora una volta, io non sposo gli uomini o i partiti, ma le idee e le azioni. A me non importa se io sono di fronte a Salvini, a Meloni, a Letta, oppure a chiunque altro. Io ascolto le idee che questi uomini hanno e in base alle loro idee, secondo la mia cultura, la mia esperienza, il mio modo di vedere la società, mi esprimo. E la stessa cosa appunto faccio nei confronti di Michele Santoro. Ma come non condividere questo fatto che bisognerebbe democraticamente lasciare spazio anche alle minoranze. Tra l'altro, ieri a un certo punto dei tre giornalisti in studio, tutti e tre l'hanno attaccato dicendogli: ma allora tu sei un Novax. Siamo alle solite. Quando uno fa una critica, magari rispetto a un sistema o rispetto, come in questo caso,
al vaccino automaticamente viene definito dal mainstream Novax, quando poi non c'entra nulla. Anch'io non sono un Novax, ve l'ho detto mille volte. Anche qui spesso qualcuno vuole criticarmi dicendo che io ho cambiato opinione. Mai cambiato opinione, mai stato un Novax. Io sono contro questo vaccino, io sono contro le case farmaceutiche che in questo momento stanno cercando, per ragioni commerciali, per ragioni di business, di obbligarci a vaccinarci. Io sono quindi contro questa modalità, questo modo di agire, non in generale contro i vaccini, perché mai potrei disconoscere Jonas Salk, padre della poliomielite, che ha salvato milioni di bambini, e questo succedeva circa 60 anni fa. Quindi questo voglio chiarirlo. Però in questa circostanza, per come si è agito, io sono completamente contrario, e l'ho detto, lo ribadisco, l'ho detto più volte. Ecco, semplicemente perché Michele Santoro ha avuto questa considerazione di lasciare spazio, che sarebbe giusto, gli hanno appiccicato l'etichetta di Novax. In conclusione poi ci sono stati due interventi assurdi, uno di Sallusti, che francamente io quest'uomo non lo capisco più, il mondo è completamente ribaltato, no? Cioè le posizioni che una volta erano di Sallusti adesso sono di Michele Santoro e viceversa. Sallusti se n'è uscito a un certo punto dicendo: ma sì, è giusto non dare spazio a questi, è come se io dovessi dare spazio a un mafioso, assolutamente non è giusto, questi devono stare fuori. Cioè, capite, Sallusti in pratica ha messo sullo stesso piano un mafioso con Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina. Una cosa totalmente assurda, totalmente inaccettabile. Così come a un certo punto il giornalista Sorgi, rivolgendosi a Santoro, gli ha ribattuto dicendo: non è vero che non c'è stata pluralità nella televisione, si sono espressi tantissimi virologi e epidemiologi che non la pensavano alla stessa maniera. Peccato che laddove magari non la pensavano sulla stessa maniera non era sul fatto magari di obbligare i cittadini a vaccinarsi, perché lì sono tutti d'accordo, ma semplicemente su alcune posizioni che ci sono state sui diversi vaccini che ormai conosciamo, no? Quello che è successo intorno ad AstraZeneca, no? Una volta per gli over 65, poi no, poi di nuovo sì, poi adesso lo sospendiamo, poi lo riprendiamo. Cioè su queste posizioni si è aperto un dibattito, ma non sul fatto di dire, come dice Luc Montagnier, attenzione, al momento bisognerebbe fare una riflessione, perché aver accelerato così i tempi fa sì che noi stiamo facendo da cavie, e questo ovviamente pone tanti tanti punti interrogativi. Con questo vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.